non perdere gli episodi di Stories, clicca sul tasto Segui accanto all'icona del podcast e attiva la campanella. Se ti va, metti 5 stelle su Spotify. Some of them, they need more than one operation, more than one procedure. The rest of your children are okay? Siamo ad Aleppo, in Siria. È il 2017. Siamo in un ospedale della città durante una visita guidata organizzata per la deputata americana Tulsi Gabbard dal regime di Bashar al-Assad. Gabbard filma gli uomini che hanno perso le gambe sotto le bombe e intervista i genitori che hanno perso i loro figli. Ma non dice mai, durante tutto il suo reportage, chi è stato ad assediare Aleppo fino al punto che alcune persone, pur di mangiare, sono andate allo zoo a tagliarsi un pezzo di elefante. Non dice mai chi è stato a bombardare la città trasformandola in un mucchio di macerie e a uccidere più di 30.000 abitanti di Aleppo. Gabbard non lo dice, perché i responsabili di quelle stragi sono i suoi accompagnatori. Il regime assadista assieme all'aviazione del suo migliore alleato, Vladimir Putin. Qualche ora dopo la visita, Gabbard incontrerà Bashar al-Assad. In Ukraine, President Zelensky has already taken complete control of the media. He has outlawed. Oggi Gabbard sostiene che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia un despota e che abbia quegli stessi comportamenti da autocrate per cui l'Occidente accusa Putin. Per lei Zelensky è un autocrate di certo, mentre il presidente russo è accusato di esserlo. I invite you to join me in doing all that we can to save our country. Ieri sera Donald Trump ha scelto Tulsi Gabbard come prossima direttrice della National Intelligence, l'agenzia madre che supervisiona tutte le agenzie di intelligence americane, dalla NSA alla CIA. Ora provate a immaginare il tipo di informazioni a cui Gabbard avrà accesso. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. As a soldier, I've served on two deployments to the Middle East. Every single day I was confronted with the cost of these regime change wars. Tulsi Gabbard è cresciuta alle Hawaii tra lezioni di surf, di arti marziali e di yoga. Oggi è una quarantenne ed è un maggiore della Guardia Nazionale delle Hawaii. Ha 3 milioni e 200 mila follower su X. Ha una chioma di capelli scurissimi con una mesh biondo platino sulla fronte. All'inizio degli anni 2000 aveva servito in Iraq per alcuni mesi con un'unità di medici. Poi ha cominciato con la politica, con i democratici. Ha provato anche a candidarsi alla presidenza. È andata male. Alla fine, visto che le sue posizioni sull'aborto, sulla comunità LGBTQ+, sulla politica estera e sui migranti erano più vicine al trumpismo, si è spostata a destra. Tulsi Gabbard is one of the few people in the Democratic Party who saw this coming and was excoriated for it. She's a former congresswoman from Hawaii. She joins us. Oggi Gabbard è una grande amica di Tucker Carlson, il seguitissimo giornalista trumpiano che pochi mesi fa ha intervistato Vladimir Putin senza fargli domande scomode. And all I'm getting is that we can feel. Gabbard è spesso ospite del suo programma. These sanctions don't work, whether they were put in before or now or later. These sanctions don't work. What we do know. Ecco, ora possiamo ascoltare questo stesso spezzone dell'intervista in russo. These sanctions don't work. Санкції не работають, вони просто ухудшають життя рядових американців. Perché? Perché Gabbard è la politica americana preferita dal Cremlino. Quindi i suoi interventi vengono doppiati e trasmessi anche dai canali televisivi di Mosca. Our limited resources should go toward rebuilding our communities here at home. Gosh. Not fueling more counterproductive regime change wars abroad. Ascoltando Gabbard, uno si potrebbe fare l'idea che la guerra in Siria sia iniziata così. Gli Stati Uniti hanno innescato il conflitto armando i terroristi con l'obiettivo di un regime change a Damasco. Invece la guerra in Siria è cominciata come ci ha raccontato Bada nella puntata 641. There is a city around 80,000 people in Syria's southwest, very close to the Jordanian border. It's a city where. Con il regime di Assad che, nella città di Daraa, risponde alla ribellione contro di lui con i carri armati, le bombe e i cecchini.
come il cecchino che ha sparato alle gambe e alla spina dorsale di Obada quando era un adolescente perché partecipava alle manifestazioni, per punirlo. Da un certo punto in poi lo Stato Islamico approfitterà del caos siriano per reclutare e conquistare. La guerra in Siria farà quasi 500.000 di morti e la maggior parte di quei morti sono vittime di Assad e di Putin. I was confronted with the cost of these regime change wars. Tulsi Gabbard è così poco abituata alla verità che ha impacchettato un intero spot elettorale in cui descrive il costo delle guerre americane come quelle in Siria, usando filmati che però ritraggono i bombardamenti assadisti o russi, non americani. Quando è cominciata la guerra in Siria, il presidente degli Stati Uniti era Barack Obama, quello che aveva fissato la famosa linea rossa. Non permetteremo ad Assad di usare le armi chimiche contro il suo popolo. Poi Assad ha usato le armi chimiche contro il suo popolo e non gli è successo niente. Ma, immune alla realtà, Tulsi Gabbard ha continuato a ripetere che l'obiettivo di Obama era il regime change a Damasco. Ora qualcuno di noi potrebbe pensare, magari Tulsi Gabbard è un'ingenua che si è affidata delle fonti sbagliate e della propaganda. In realtà lei aveva fatto un viaggio in Siria anche nel 2015. Quella volta non l'aveva accompagnata il regime, ma Mawaz Mustafa, un civile, il direttore della task force per le emergenze. Lui gli aveva presentato gli oppositori, le vittime, i parenti dei bambini morti per i bombardamenti con le armi chimiche di Assad. Ma a quel giro lei non si era commossa e sui suoi canali da milioni di seguaci di quelle vittime non ha parlato. Il Senato, dove i repubblicani hanno la maggioranza, dovrà approvare la nomina di Gabbard a coordinatrice dell'intelligence americana. Se lo farà, provate a immaginare come si sentiranno i dissidenti siriani, iraniani o russi che vivono in Siria, in Iran o in Russia, che si sono fidati degli Stati Uniti, che hanno passato informazioni e i cui dati sono nei registri delle agenzie di intelligence americane. E gli ucraini? E tutti gli alleati degli americani sparsi per il mondo, che hanno un'opinione diversa da Gabbard su Assad o su Putin. Quanta voglia avranno di scambiare informazioni con Washington, sapendo in quali mani finiranno? Se ora vi state chiedendo se una che dice di essere contro la guerra sia pro o contro i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, non vi preoccupate. Quei bombardamenti lì, Gabbard li ha appoggiati. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.